Buongiorno a tutti ed eccoci tornati con una nuova puntata del gameplay. Ricominciamo da dove ci eravamo lasciati più o meno. Diciamo che è il giorno seguente. Dov'è che mi dice il giorno di vacanza? Ho sbagliato, mi confondo sempre. Ok, altri giorni. Cosa volevo dire? Piccolo riepilogo, perché ci troviamo, per chi non avesse visto l'episodio precedente, ci troviamo a Sulani con Gabriele, che è venuto qui un po' per ritrovare se stesso, un po' per capire cosa vuol fare della propria vita, quale strada intraprendere e per staccare un po' la spina e concentrarsi un po' sulla natura. Allora, io direi che possiamo aggiungerlo al gruppo, vai qui insieme. Io non lo so se si può prendere l'imbarcazione insieme, però questo era quello che mi piacerebbe fare. Vediamo, magari devo essere in acqua. Colloca nello scenario. Ok, naviga intorno, imposta, sdraiati, siediti. Forse non si può fare insieme, mannaggia. Vabbè, diciamo che il suo amico gli ha dato qualche dritta, magari. No, vabbè, questo devo fotografare, mi dispiace. Ma guardatelo! È già sua, Sulani è già sua. Guardate con che dimestichezza. Chissà, si sviluppa qualche abilità solitamente con la barca? Non ricordo. Vi dico, Sulani, forse vi avevo già detto, è un'espansione che ho esplorato poco, poco anch'io, perché sono stata appunto presa con la Not So Berry, insomma, quando l'ho comprata non gli ho dato la giusta attenzione, quindi non sono riuscita ad esplorarla ancora bene, o almeno come vorrei. Sì, diciamo che c'è il suo amico che gli nuota a fianco, che gli sta insegnando come utilizzare la barca. Come vi dicevo nello scorso episodio, insomma, gli sta facendo un po' una lezione, gira di qua, gira di là, vira da questa parte. Bellissimo, vabbè, adoro. Adoro tutto ciò. E quindi sì, gli sta dando qualche dritta su come navigare. Ovviamente senza andare troppo al largo, però sta imparando, sono le prime volte. Non mi sembra stia acquisendo nessuna abilità, pensavo magari forma fisica, boh, non lo so, non lo so. Nulla, dicevo, come avevo anticipato nella scorsa puntata, ho collocato, oddio, ma questa è fissata, no, adesso no, cacchia, perché è il giorno dell'amore, lo so, lo so. Ho collocato un nuovo lotto nell'inventario, scusate, non nell'inventario, nell'isola, nello scenario, ecco, volevo dire questo. Nello scenario di Sulani ho aggiunto un nuovo lounge bar. Mi sembrava molto bello dalla galleria, dopo magari vi do tutte le informazioni o comunque ve le lascio scritte nell'info box, magari lo visitiamo insieme, anzi sicuramente lo visitiamo insieme. Attiva la vela dei fiori, che cos'è? Vediamo. Cos'è questa cosa? Boh, non ho capito. Vai a pesca, naviga. Ok, ma buttati qua. Nota qui. E metti nell'inventario, va? Perfetto. Qui manca una scala, un peccato perché era molto comodo. Usa il bagno.
E direi che questa sera potremmo andare al lounge bar, chissà, speriamo che ci sia un po' più di vita rispetto allo scorso. Pensa alla mamma. Gli facciamo una telefonata, anzi, facciamo una telefonata a Lucy. Chiacchiera. Ok, facciamo una telefonata anche alla mamma e al papà. Diciamo che si sta anche un po' disintossicando da tutta la tecnologia che lo circondava. Vi ricordate quando era anche solo a Brindleton? È sempre stato appassionato di informatica, però se vi ricordate, quando eravamo a Brindleton c'era stato un periodo in cui stava sempre il computer, e invece questo è anche un buon modo, cioè rimane comunque una sua grande passione, aveva imparato a programmare, quindi questo sicuramente, però infatti non vorrebbe perderla questa sua passione proprio perché appunto gli piace, però vorrebbe un po' più di libertà. Per questo sta pensando di seguire il consiglio di Lucy e lavorare freelance, magari iscriversi nella sua stessa agenzia, perché anche Lucy è freelance, però è una fotografa. Come siamo messi qui? Dai, dormi un po'. Anche Lucy è freelance, è una fotografa. Però, insomma, gli aveva parlato di questa possibilità che nella loro agenzia. No, non riesco. No, dai. Nella loro agenzia, appunto, hanno scrittori, hanno programmatori, fotografi, hanno tante figure che possono essere poi utilizzate come consulenti per aziende oppure ingaggiati su certi particolari lavori. Ok, dai, direi che facciamoci una doccia. No, no, basta, basta. Ok, doccia veloce e viaggiamo. No, sto bene. Allora, prendiamoci un minuto per osservarlo. Dunque, abbiamo sempre qui davanti il piccolo bar. Ok, qui un po' di gente c'è, bene, un buon segno, piace. Allora, ok, questo è il bar. Mi piaceva molto anche che avesse questa tettoia, questa copertura. E, allora dai, facciamo così, rientriamo. Ok. Questo è il bar. Qui c'è appunto un angolo con due o tre banconi. Magari forse qualche luce in più, però ci può anche stare perché è un lounge bar. Tanti tavolini, divanetti, c'è la pista per ballare. Avevo un tappetino da yoga, vabbè. Ok, no, forse è solo un tappetino. La postazione col narghilè. Poi abbiamo una postazione dove magari suona una band o un cantante locale, insomma, dove fanno spettacoli. Questa appunto è la pista da ballo. Magari mettiamo una di quelle console anche automatiche, non per forza da DJ, oppure solo se ci va di fare un qualche evento. Qua ci sono due piccoli bagnetti. Ci guardiamo così, appunto, due bagnetti. Questo è l'angolo bar, qui non c'entra niente, siamo già fuori dalla costruzione, però non è tanto grande, ma mi piaceva. Allora, ordina del cibo e prenditi questo. Ok. Vediamo, speriamo si popoli un po', dai. Mi sembra stiano andando via tutti, però vabbè. Ah, dai, qualcuno c'è. Mettiamo un po' di musica. Accendi.
Musica d'atmosfera, new age, retro romantica, radio dell'isola, mi sembra giusto, no? Direi perfetto. Mi sembra praticamente tutti anziani, l'unico giovane adulto l'abbiamo beccato noi. E vabbè, facciamo finta che ci abbia portato lui qua. Magari adesso lo chiamiamo. No, questa è la spiaggia. Lei è la mamma di tutta una famiglia numerosissima. Col fatto della modalità storia attiva. Prima che sia troppo tardi. Oh, dai, dai, un po' di vita c'è. Dag. Oh, Lempima. Yambala. Spirito romantico, dai dei fiori, vai un appuntamento. Allora, l'altra sono quasi sicura che sia almeno fidanzata. Lei magari potremmo provare affetto, flirt. Chiedi se è single, va, chiediamoglielo. Dai, buttati anche tu. Nalani, lei forse è la sirena. Nalani è single. Ottimo, dai un regalo. Non ho dei fiori. Lo so, lo so. Vi dico la verità, non siamo qui, tra virgolette, per cercare l'amore. Io ho già una storia in mente, però. Solo proprio perché è il giorno dell'amore, magari qualche flirt, qualche cosa ci può stare. Flirta. Volevo arrivare ad offrire una rosa, però. È arrivato? Ah. Ottimo. Più o meno. Dove va? No, confessa l'attrazione magari no, però flirta un altro po'. Perfetto. Allora, guardate qui chi abbiamo trovato. Abbiamo trovato Eleanor. Non so se ve la ricordate, ma quando andavamo alla... metto un attimo in pausa. Quando andavamo all'università, avevamo fatto un piccolo gruppo di amici. E fatto sta che quando Gabriele aveva mollato, si erano un po' persi di vista. Era molto che non li vedeva e guardate chi ha rincontrato qui a Sulani. Ha rincontrato Eleanor, che diceva: tu cosa ci fai qui? E quindi iniziano a parlare, e lui gli spiega: sono in un momento un po' di crisi, insomma, sto faticando molto perché insomma mi avevano. No. Ok, non c'è bisogno di arrabbiarsi. E insomma, gli sta raccontando tutta la sua storia, quindi. Gli sta raccontando che appunto lui era stato era stato appunto cacciato dall'università e è un po' imbarazzato nel raccontargli questo, ecco. Lei parla con i locals perché gli sta appunto raccontando anche la sua di storia. Anche Gabriele gli ha detto: ma tu co cosa ci fai invece qui a Sulani?
Perché io qui ci sono nata e non ti ho mai visto. E insomma, si raccontano delle loro esperienze. Gabriele dice: guarda, io sono qui in vacanza per capire un po' meglio cosa voglio fare nel futuro. E quindi sono venuto qui in vacanza per distrarmi un po'. Però mi fa piacere vederti, non sapevo che tu fossi di Sulani. E lei dice: sì, io sono qui e sono ospite di una vecchia zia che sta lontano. Dai, no, siediti qui. E dice: guarda, io sono ospite. Cosa si è messo in mezzo? Ok. Dice: guarda, io sono qui ospite di una mia zia, io purtroppo i genitori non ce li ho più, però sono ancora molto legata alla mia famiglia, sono ancora molto legata a questa terra, quindi tornare qui è sempre per me rigenerante, stimolante. Infatti ha fatto un anno, diciamo, in campus, ma poi ha deciso di ritornare appunto nella sua Sulani, anche lei per trovare maggiore concentrazione e riuscire a finire gli studi nei tempi, ecco. Zarzuya Yerblick. Okay. Vedi, appunto, si mette. Discuti degli interessi, insomma, parlano tanto e si raccontano un po' del perché si trovano qui, ecco. Quindi niente, si sono ritrovati e Eleanor appunto gli dice: guarda, se ti va, mia zia domani, che è qui nativa dell'isola da tanto tempo, vorrebbe dare una festa. Se ti va di venire, se sei ancora in zona, io ti invito, così puoi conoscere anche meglio qualcosa in più di questa terra, ecco. Paga le bollette, però a casa non ci pensa nessuno. Adesso ci pensiamo. E appunto lei dice: guarda, mia nonna tutti gli anni dà una festa di primavera a casa sua, e se ti va di immergerti un po' nella nostra cultura, io te lo dico, ti mando un indirizzo, ti dico dove siamo e ti aspettiamo lì questa sera. Tra l'altro nel frattempo si è anche fatta mattina. E ti aspetto questa sera a casa nostra, organizziamo una bella festa e ci vediamo lì. Gabriele accetta volentieri, gli dice: guarda, io sono qui anche per conoscere questa cultura, Sulani mi sta piacendo davvero molto, e quindi perché no? Direi che noi... Ma dove vanno? Direi che ci vediamo questa sera e si salutano così al bar, ma va bene lo stesso. Ok, tutto regolare. E quindi nulla, adesso magari sistemo e faccio un po' riposare i ragazzi e poi probabilmente comanderò Eleanor. Oppure, no, stavo pensando momentaneamente di far trasferire lui qua da noi, ma forse no, perché comunque è in vacanza, quindi non credo riesca. Ok, guarda com'è contento, dice: sì, volentieri, vengo volentieri. Eleanor, sembra che abbia detto, penso a te. Bene, a stasera, e vorrei organizzare la festa, quella famosa festa tipica di Sulani, ecco, adesso non ricordo, ma anche qui, come vi dicevo appunto, non so bene, non conosco ancora bene questa espansione. Sì, qui, no?
tu magari esci da lì. Però sapete che non vedo Gabriele. C'entra la visuale. Ma cosa fa? Dai. Azione aggiunge al gruppo. Perché lui non era tra gli invitati. Vai qui insieme. Allora parla anche con loro. Presentati. Comunque gli ho provato a mettere questo abito tipico che, insomma, mi sembrava molto carino. Ok, l'ha preparata. Perché no? Vediamo. Ok. Apollo Chaba Crezzo. Tibo Manza Zimonis Arrow. Ecco Gabriele. Un braccio. Sei venuto finalmente. Lei è contentissima, guardate anche quanto è bella. E non lo so, l'idea di farla abitante di Sulani mi è venuta, diciamo, in questi momenti. Però, insomma, mi sembrava carino. Alerta. Lei ha preparata? Oddio. Oddio, aspetta, aspetta. Cosa sta succedendo? Allora, lei l'ha preparata. Allora. Alt. Che se no mi dice che anche qui deve stare al centro di un bancone. No, svuota la ciotola. Chiama a prendere la bevanda. Non fare l'instabile. Cosa dice? Vecchia ricetta dell'isola, infatti. Oddio, cosa sta succedendo? No. Si sono imbarazzati? Oddio, che carina però. Vediamo se... Aspetta, prima che la finisca. Invoca gli spiriti, parla tra te, prendi la luna. No. Bevi. Volevo fare il brindisi, come si fa? Prendi la luna, azioni, simulare, no, vediamo se con lui me lo fa fare. Non me lo fa fare il brindisi. Mushka. Perché non mi fa fare il brindisi? Facciamoci un selfie.
Ciao. Russia. Some people on the fez. Neva. Whippasoo Polingo. It's all freezing, huh? Zero. Chiacchierano, prova a flirtare. Sacconario? Complimento sincero. Burl. Squasha? Pepsi. Chiedi se è single. Proviamo a vedere. Non riesco a fare il brindisi, però. Cosa fa? Balla. Wow! Se sentite questo rumore, sono i fornelli che ho iniziato a cucinare. Carini! Questa è la più bella. Bevo more. Una cosa, dai. Kelna. E poi volevamo chiedere di sorsione con noi. Kelna. Ok. Vigilja Crophoba. Thalabalom. Shinfla. Harpin. Uno stringi che non sentiamo. So, so. Duped on a changle. Buna, 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 buna. Dai, dai, salutalo, dai, effettivamente. Appunto, diciamo che si sono ritrovati qui e sono contenti di essersi ritrovati in questa situazione, in questa occasione. E diciamo che Gabriele la ringrazia e dice: guarda, sei stata molto gentile a invitarmi, è stata veramente una bellissima serata. Azione, sciogli il gruppo, perfetto. Scambia i numeri. E poi dai, ci sentiamo nei prossimi giorni, fin quando sarai ancora qui. Adesso potresti andare in bagno, però. Allora spengo e ecco, mandiamola a casa perché è tardi e poi vai a dormire. E con questo direi che per la giornata di oggi, per il video di oggi, noi potremo salutarci. Abbiamo visto tante cose, l'abbiamo visto andare in barca, andare al bar nuovo, questa cerimonia qui. Direi che quindi noi ci vediamo nella prossima puntata. In teoria volevo passare anche da Lucio, ma questa è stata una puntata abbastanza ricca, non credo di riuscire. Nulla, per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!